Stadio Benelli di Frotevis, Pesaro e Pescara, terza partita di una settimana, si gioca nell'insolito orario delle 12.35, cambio operati da Stellone dal primo minuto, Palomba, Zoia, Cannavò, tutta fascia a sinistra tra le linee di Paola, davanti l'ex Nicastro affiancato da Okoro, sistema di gioco 3-4-1-2-3, invece le novità presentate da Baldini in difesa, Pierozzi e Crialesi in attacco, Cangiano nel tridente completato da Bentivegna e Vergani, come anticipato Merola parte dalla panchina, questo è il primo tiro in porta del match, l'autore e Cannavò con la palla che termina di poco alta sopra la traversa della porta difesa da Plizzari, quindi l'aggressione di Vergani su Coppola e poi il destro a pelo d'erba di Bentivegna, la palla termina di un soffio al lato. Siamo al sesto minuto nel corso del primo tempo, la partita molto accesa, ritmi subito alti, attenzione ora a Nicastro, palla in profondità per Okoro che prende il tempo a Pellacani, bravo Pellacani a costringere a tirare non in maniera pulita e poi Plizzari fa il suo dovere. Okoro, classe 2005, maglia numero 90, 23esimo minuto, c'è questa azione, vediamo il primo episodio della partita perché Squizzato viene ammonito per la seconda volta dopo 6 minuti, l'intervento gamba alta su Paganini, secondo giallo, il primo giallo 6 minuti prima non c'era assolutamente il primo fallo, purtroppo non lo possiamo vedere, al 24esimo, dunque Pescara in 10 uomini, giocherà per 71 minuti in inferiorità numerica, ma non si vede affatto perché il Pescara subito attacca e c'è questa grande opportunità, Pierozzi, il miracolo del portiere Vukovic, il croato in prestito dal Pisa, poi ancora Pescara con questo cross sempre di Pierozzi, D'Agasso, l'inserimento, c'è la deviazione provvidenziale di Zoia, secondo tempo, quinto minuto, ancora D'Agasso dalla bandierina, il colpo di testa di Brosco, la respinta di Vukovic, poi D'Agasso lato corto dell'area di rigore, palla in mezzo, c'è la deviazione di Vergani e la sfera termina al lato, non riesce a inquadrare il bersaglio grosso, il numero 9 è biancazzurro, poi ancora vediamo De Marco che ha preso il posto di Bentivegna dopo l'espulsione naturalmente di Squizzato, De Marco si piazza al centro del reparto nevralgico, la conclusione di D'Agasso, ancora Vukovic che è stato grande protagonista di questa partita, calcio d'angolo 53esimo, viene addirittura trattenuto per la gola Brosco, poi il tentativo a colpo sicuro sul secondo palo di Pierozzi, c'è la respinta di Vukovic sulla linea, decisivo Paganini, il pallone è entrato, non lo sappiamo da questa immagine, le immagini in questo caso non sono chiare, però il fallo subito da Brosco è nettissimo, rigore solare che manca al Pescara, ce ne sarà un altro sul quale si discuterà, 61esimo, il gol della Vis Pesaro, qui c'è una disattenzione del reparto arretrato, la spezzata di Nicastro, la rivediamo, poi Okoro che probabilmente è tenuto in gioco da Pierozzi, Plizzari esce però rimane poi a metà strada, Okoro riesce ad infilarlo con un preciso pallonetto, 1-0 Vis Pesaro, poi ancora la Vis con questo calcio di punizione da distanza siderale del numero 10 di Paola, bravo Plizzari a deviare oltre la traversa e ancora Pierozzi, il migliore della Pescara con questo gran destro che viene sventato, frustrato da Vukovic e poi Tudov entrato in corso d'opera, qui viene trattenuto palesemente Tonin che era entrato, subentrato a Vergani, Tonin il fallo era stato commesso da Palomba, anzi da Coppola, l'arbitro ha lasciato proseguire, si continua a giocare, il Pescara gioca praticamente in attacco ad una porta con D'Agasso che effettua questo tiro, viene respinto ancora dal portiere avversario e poi ancora Pierozzi, due volte il suo tiro cross viene addirittura deviato, respinto da Tonin sulla traiettoria, davvero molto ma molto sfortunato il Pescara, qui si divora il 2-0 Nicastro, uno dei due ex della partita, due passi dal portiere Plizzari, poi ancora Tugnov per Merola, entrato anche lui in corso d'opera, palla per D'Agasso, deviazione reattivo come sempre, il croato Vukovic, grande protagonista insieme con Pierozzi, siamo al 92esimo, il colpo di testa di Brosco, in costante protezione offensiva il Pescara in 10 uomini, c'è la girata di Merola incredibile, il portiere Vukovic si oppone con la faccia, non riesce neanche a vedere il tiro di Merola, si trova lì sul palo, una parata casuale ma decisiva del servo difensore della Vis, dopo 5 minuti di recupero finisce 1-0 per la Vis Pesaro,
sul Pescara, la prima sconfitta per la squadra di Silvio Baldini.